Noi che ci occupiamo di sicurezza sul lavoro siamo preoccupati che nessuno ci faccia male. Lo facciamo attraverso cartelli, avvisi o interventi diretti. D'altra parte, se non individuiamo i pericoli, come possiamo farci fronte? Ma parlare solo di rischi e di pericoli è la soluzione migliore. Noi da tempo ci occupiamo di storie relative alla sicurezza, cosa che troverete nel nostro sito. E ci chiediamo quali sono le reazioni delle persone di fronte a un evento che poi non porta a un vero pericolo, a un vero incidente. Beh, una reazione è quella di dire io sono attento, io sono bravo a fare questo lavoro. Ebbene, noi sappiamo però che il nostro cervello ha proprio un punto di debolezza nell'attenzione, che non funziona così bene come noi riteniamo. Un'altra spiegazione che possiamo darci è stato il caso, è stata la fortuna, un po' come le storie che ci raccontavano da bambini che si concludevano sempre con la frase e vissero felici e contenti. Possiamo anche cercare moralisticamente un colpevole, ma anche quando l'abbiamo trovato, cos'è cambiato nella persona che si è infortunata o è addirittura deceduta? Noi crediamo invece che c'è anche un'altra strada, la strada di costruire assieme dei percorsi condivisi della sicurezza, essere tutti assieme protagonisti per raggiungere con le difficoltà e i tempi che è necessario il tema della sicurezza sul lavoro. A pensarci bene, questo riguarda soltanto il tema della sicurezza sul lavoro, ma tutti gli obiettivi della nostra vita. Obiettivi che noi possiamo raggiungere superando i vari ostacoli che incontriamo se assieme cerchiamo una soluzione. Se questi video vi piacciono, iscrivetevi al vostro canale YouTube e un like è sempre gradito. Buongiorno.